Grazie Padre, ti ringraziamo Signore ancora in questo momento, mio Dio, alleluia, nella tua divina presenza. Padre, vogliamo ascoltare la tua voce, vogliamo ascoltare il tuo insegnamento, la tua parola, Signore, che sia lo Spirito Santo mandato dal cielo, che sia lo Spirito tuo, Signore, lo Spirito della verità a guidarci ancora, Signore, in questa riflessione, in questo messaggio. Mio Dio, abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce, la tua parola per essere edificati, essere fortificati, essere illuminati, santificati, perché la tua parola, Signore, ci dà vita. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù. Da chi ce ne andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Ti prego, purifica il mio cuore, la mia mente, e che sia tu, Signore, a guidare, a parlare ancora al tuo popolo e a tutti coloro che vogliono, Signore, ascoltare la tua parola. Chi ha orecchi da udire, oda. Ciò che lo Spirito dice alle chiese, Padre, alleluia, questo è quello che vogliamo, Signore. Io mi metto da parte, Signore, io mi umilio, io lascio da parte ogni pensiero umano, Signore. Io scaccio via ogni pensiero umano nel nome di Gesù Cristo per ricevere la tua saggezza, la tua unzione, affinché tu parli alla tua chiesa, Signore. Noi mettiamo da parte ogni cosa che non ti appartiene nel nome di Gesù. Vogliamo dire, Signore, parla, perché i tuoi servi ascoltano, Signore. Solo tu hai parole di vita, la tua parola è più dolce del miele, la tua parola è l'acqua della vita, che ci rigenera, che ci disseta, che ci ristora. Dio mio, alleluia, abbiamo sete di te, parlaci, fortificaci, edificaci nella tua parola, Padre, nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, che la tua parola faccia del bene a coloro che l'ascoltano. Libera, Signore, trasforma, guarisci, Signore, ogni fratello, ogni sorella. Se c'era qualche cuore ammalato, qualche anima confusa, che la tua parola porti liberazione, Signore, alleluia, nel nome di Gesù, per la tua gloria, Signore, perché la tua parola, alleluia, è la lampada che illumina il nostro sentiero, il nostro cammino, Signore. Noi ci umiliamo davanti a te, abbiamo bisogno di te, o oh Cristo, o oh Signore, alleluia. Alleluia, alleluia, riversa quei fiumi di acqua viva, Signore. Alleluia, nel nome di Gesù, ancora in questa riunione, Signore, opera potentemente col tuo Spirito Santo. Mentre ascoltiamo la tua parola, Signore, stendi la tua mano nel nome di Gesù Cristo per guarire, liberare, trasformare, sanare, rialzare, Signore, coloro che sono caduti. Nel nome di Gesù, alleluia, che la tua parola, mio Dio, accenda un fuoco nei nostri cuori, alleluia, come nel cuore di quei due discepoli che erano, Signore, sulla via di Emmaus. Che quando Gesù apparve loro e gli parlò, il loro cuore bruciava. Alleluia, Signore, ancora in questo momento fallo con noi. Abbiamo bisogno, mio Dio, abbiamo tanto bisogno di quel fuoco nei nostri cuori per non dormire, per non indebolirci, per non assopirci, Signore. Ma per stare svegli nella tua presenza, Signore, benedici tutto il tuo popolo, coloro che ascolteranno nei vari mezzi di comunicazione, che questo messaggio veramente, per la tua gloria, mio Dio, porti vita ai nostri cuori, porti vita, alleluia, alla Chiesa, Signore, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, alleluia. Siamo qui, Signore, davanti a te, vogliamo perseverare nella tua parola. Beato l'uomo che giorno e notte medita la tua parola. Amen, alleluia, gloria, gloria, gloria. Spandi, Signore, una potente benedizione in ognuno di noi, alleluia,
nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il tuo amato figlio, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Adoriamo Dio, fratelli. Glorifichiamo Dio. Ancora gloria a Dio per il privilegio di essere insieme. Ringraziamo il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché dal cielo scende ogni benedizione. Amen. Non dall'uomo, non da una organizzazione può scendere la benedizione, non da una religione, non dalle cose materiali, ma da Dio, dal cielo. Amen, alleluia. Quanti dicono amen? Dal cielo scende la benedizione, soltanto da Lui. E noi dobbiamo guardare solo a Lui, fratelli e sorelle, per andare avanti in questo glorioso cammino spirituale, anche se difficile, un cammino dove ci sono prove, ostacoli, battaglie, avversità, un cammino stretto, a volte soffriamo, a volte piangiamo, a volte, fratelli, sembra che non ce la facciamo, come Elia nel deserto. Vi ricordate quel uomo di Dio, fratelli? Elia era un uomo forte, amen? Elia era un uomo ripieno del fuoco di Dio, era un uomo fervente, gloria a Dio, alleluia. Elia era un uomo coraggioso, eppure anche lui passò un momento difficile, di crisi, in cui addirittura lui, nella sua umanità, nella sua debolezza, chiese all'Eterno di morire. Elia disse al Signore: Signore, prendimi, portami via con te. Signore, io non sono degno, io non sono migliore dei miei padri. In altre parole, Elia desiderava la morte, perché stava passando, fratelli e sorelle, un momento difficile, una prova, una avversità. Era un momento, possiamo dire, di crisi. Ed Elia si dovette stendere, possiamo dire, dalla stanchezza, dallo scoraggiamento. Si stese sotto una ginestra. Ma ti voglio dire, il Signore non lo lasciò. Amen. Ti voglio dire, il Signore non ti lascerà nella tua debolezza. Alleluia. Quanti dicono grazie, Signore? Amen. Io per primo dico grazie, Gesù. Amen. Alleluia. Il Signore non ti lascerà nelle tue debolezze. Il Signore non ti lascerà soccombere sotto la prova. Chiesa di Gesù Cristo, il Signore non ci abbandona nelle mani dei nostri nemici. Il Signore non ti abbandona nella crisi o nella battaglia. Il Signore, fratelli e sorelle, è sempre pronto a soccorrerci, alleluia, a intervenire. Ma noi dobbiamo essere sinceri. Amen. Noi dobbiamo stare attenti, come continueremo a parlare con l'aiuto del Signore in questa riunione, in questa riflessione. Stiamo attenti, carissimi fratelli, sorelle in Cristo, stiamo attenti. Ho detto stiamo, parlo anche per me. Stiamo, amen, attenti a tutto ciò che produce morte nella Chiesa di Gesù Cristo. Fratelli, la Chiesa di Gesù Cristo deve essere piena di vita, piena di gioia, piena di fede, piena di Spirito Santo, piena della presenza del Signore. La Chiesa è un campo fruttifero, la Chiesa è una vigna che produce un frutto
pregiato un frutto prezioso, ma a volte, fratelli e sorelle, noi trascuriamo la nostra vita, oppure corriamo il pericolo di trascurare la nostra vita spirituale e senza accorgercene diamo spazio a quelle cose che portano o che producono la morte. Allora, con l'aiuto di Dio, vogliamo ancora dedicarci, fratelli, ad analizzare, a meditare e a smascherare nel nome di Gesù quelle cose, affinché stiamo attenti, affinché quelle cose mortifere, quel pensiero o quel desiderio o quel comportamento mortifero non entri nella nostra vita. Amen. Voglio dire questo prima di passare alla lettura: ciò che produce la morte nella Chiesa, fratelli, è il peccato. Il peccato produce la morte. E ci sono varie forme o vari modi in cui il peccato si presenta, in cui il peccato si manifesta. E allora noi dobbiamo stare attenti, cari nel Signore, a non dare spazio a quelle cose, affinché viviamo una vita veramente ripiena della gloria di Dio, della grazia di Dio. E come parlavamo ieri, alleluia, mi colpisce molto la storia, fratelli e sorelle, di Anania e Safira. Quella coppia, quel matrimonio, che erano cristiani o dicevano di esserlo, che pur vivendo nell'epoca apostolica, pur vivendo in quel tempo glorioso dei primi cristiani, dove, come tutti noi sappiamo, c'erano veramente le meraviglie di Dio all'opera, amen, la gloria di Dio manifestata, la potenza dello Spirito, alleluia, era presente in mezzo a quel popolo, in mezzo a quella chiesa, in mezzo a quegli uomini, a quegli apostoli, a quei primi cristiani. Eppure lì, trovandosi lì in un ambiente benedetto, fratelli, in un ambiente glorioso, come dicevamo, pur trovandosi lì, Anania e Safira furono colpiti dalla morte. E questo è un grande avvertimento, è un grande insegnamento, affinché ognuno di noi, fratelli, stia attento, affinché ognuno di noi custodisca la propria vita, custodisca, alleluia, il proprio cuore, amen, custodisca la propria comunione con Dio, alleluia, come diceva l'apostolo Paolo, amen, ispirato da Dio: compite la vostra salvezza con timore e tremore. Amen. Noi dobbiamo compiere la nostra salvezza, cioè dobbiamo vivere la salvezza, dobbiamo praticare la salvezza. La salvezza non è una dottrina teologica, la salvezza è un'esperienza. E noi giorno per giorno, vivendo in comunione con Gesù, vivendo comunione con lo Spirito Santo, dobbiamo compiere questa salvezza. Amen. Dobbiamo sperimentare questa salvezza, alleluia, dobbiamo vivere questa salvezza. La salvezza, alleluia, si deve manifestare nella nostra vita pratica. Fratelli, dove c'è salvezza c'è vita, alleluia, dove c'è salvezza le ossa secche non ci sono più,
sono state vivificate, trasformate. Dove c'è salvezza, c'è libertà, c'è gioia. E noi vogliamo sperimentare questo, fratelli, che non sia solo una teoria, una dottrina, un bel studio biblico e poi si continua a vivere nella solita vita carnale, miserabile, una vita sconfitta, una vita fatta di debolezze, di negatività. No, fratelli! A me la Bibbia dice: se dunque uno è in Cristo, amen, alleluia, egli una nuova creatura. Le cose vecchie, cioè la morte, le tenebre, la confusione, le cose vecchie sono passate. Tutto è diventato nuovo. Amen. La vita del cristiano deve essere contrassegnata da una nuova vita. Noi dobbiamo vivere una vita abbondante con Gesù, cari fratelli amati nel Signore, alleluia. Dobbiamo vivere una vita ripiena dello Spirito, della presenza, della gloria del Signore, perché noi siamo il Tempio di Dio, siamo un Tempio vivente, ripieno dello Spirito Santo, alleluia. Perciò dobbiamo vivere questo tipo di vita, una vita gloriosa, una vita esuberante, una vita, amen, di adorazione, di lode, di gioia, alleluia, una vita di preghiera, una vita santa. Quanti dicono amen, alleluia? Quanti dicono: Signore, aiutami a essere un cristiano vivo, amen, a essere un uomo veramente vivo nella tua presenza, vivo nella tua grazia. Il giusto vivrà per fede. E il Signore ci chiama, fratelli, senza nessun'ombra di dubbio. Il Signore chiama tutti i suoi figli, cioè ognuno di noi, a questo tipo di vita. Io sono venuto a dare la vita e vita in abbondanza, dice il Signore. Questa vita esuberante, questa vita vittoriosa, questa vita gloriosa nella pienezza di Cristo non è solo per alcuni, non è solo per un gruppo speciale, una elite particolare di cristiani di un altro livello. No, fratelli, sorelle, questa vita è per te. Amen, alleluia. Questa vita è per te, sorella. Questa vita è per te, fratello. Questa vita è per tutti noi. Perché noi siamo, amen, il corpo di Cristo. E il corpo di Cristo non può stare in una tomba. Lui è risorto. Lui si è alzato il terzo giorno con gloria e con potenza, con maestà. Lui ha sconfitto la morte. E noi oggi siamo il corpo di Cristo spiritualmente. E anche noi non possiamo stare nelle tombe, fratelli. Noi non possiamo stare in un sepolcro spirituale. Noi non possiamo stare nel buio, nella confusione, nella tristezza, nell'amarezza. Il Signore, il Padre della gloria, fratelli, ci ha chiamati ad una vita abbondante nello Spirito Santo. Amen, alleluia. Amen, gloria a Dio. Il Padre ci ha chiamato a una vita gloriosa nel suo figliuolo Gesù Cristo. Benedetto sia il Signore. Il Padre ci ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce per vivere una nuova vita in Cristo.
Allora noi vogliamo stare attenti, amati nel Signore. Questo è lo scopo della riflessione. Esortarci. Esortarci. Amen. A stare attenti. Stiamo attenti, amatissimi, carissimi, figli di Dio. Stiamo attenti, alleluia, a tutto ciò che porta alla morte. Nella Chiesa di Cristo, nei cristiani, nei cuori, nelle anime, nelle menti. La Bibbia dice in Romani 8, voglio iniziare con questo, gloria a Dio, vogliamo leggere Romani 8, poi passeremo ancora qualche minuto alla storia di Anania e di Safira. Fratelli, che è una storia che mi colpisce veramente tanto, affinché nessuno di noi cada in quel tragico errore. Amen. Gloria a Dio. Romani 8 dice la scrittura, al verso 6, voglio leggere Romani 8 verso 6. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte. Ecco cos'è che produce la morte, fratelli, nella Chiesa o nella vita dei cristiani. La carne, cioè la vecchia natura peccaminosa, la vecchia natura dominata dalle concupiscenze, dalle voglie, dai piaceri, dai desideri carnali, mondani. Una mente controllata dalla carne porta alla morte. Ma poi dice, ma la mente, cioè i pensieri, la mente controllata dallo Spirito Santo, è vita e pace. Amen? E poi dice, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio. Una mente controllata dalla carne non può essere amica di Dio, non può piacere a Dio, non può vivere con Dio, fratelli, sorelle, anche se si chiama evangelico, anche se si chiama pentecostale. E io, fratelli, voglio chiarire questo, non ho nulla contro i pentecostali, perché io stesso, se voglio definirmi, sono un pentecostale, gloria a Dio, fin dalla nascita spirituale, o meglio fin dalla nuova nascita spirituale. Per grazia di Dio il Signore mi ha fatto rinascere dallo Spirito, per mezzo della parola, amen, per mezzo della verità, della potenza dell'Evangelo, in una Chiesa evangelica pentecostale. Perciò io non ho nulla contro i pentecostali, io ho veramente qualcosa di contrario contro il peccato, fratelli. Io non ho nulla contro i pentecostali, ma contro il peccato nelle chiese pentecostali. Io ho qualcosa contro le opere del diavolo che si infiltrano in certe chiese pentecostali. Amen? E questo deve essere il sentimento di ogni servitore di Dio. Alleluia. Ecco perché noi dobbiamo vigilare, fratelli, stare attenti a tutto ciò che porta alla morte. Stare attenti vuol dire vigilare. Stare attenti vuol dire non abbassare la guardia. Stare attenti vuol dire analizzare, esaminare. Se le cose che facciamo, se le cose che pensiamo, se le cose che guardiamo sono gradite a Dio oppure no.
se le cose che stanno arrivando nella nostra vita o stanno entrando nella nostra vita sono cose buone o sono cose cattive. Dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle. Stare attenti vuol dire essere vigilanti. Amen. Non dormire, non addormentarsi, non essere menefreghisti spiritualmente, che si vuole vivere una vita così come capita. No, fratelli, dobbiamo essere vigilanti nelle vie del Signore. Amen. Vigilante vuol dire avveduto, avveduto, prudente, saggio, saggia, avere, gloria a Dio, gli occhi spirituali aperti, avere il discernimento, cari fratelli e sorelle, affinché noi non siamo ingannati dal peccato o dal diavolo, che a volte si traveste con una bella apparenza. Il peccato si traveste da qualcosa che sembra buono, ma in verità ti distrugge, ti rovina, ti uccide, ti porta verso la morte. Abbiamo letto qui in Romani 8:6, dice: la mente controllata dalla carne produce la morte. La carne, fratelli, la vecchia natura, i vecchi desideri. Li hai lasciati i vecchi desideri, sorella? Caro che mi ascolti, li hai veramente lasciati i vecchi desideri? Oppure i vecchi desideri li nascondi ancora sotto il cuscino, sotto il letto? Hai ancora quei desideri nascosti in un cassetto? Ogni tanto vai a aprire il cassetto e ti vai a divertire nei vecchi desideri? Ogni tanto, tanto ti hanno insegnato che ogni tanto non fa male, lo puoi fare, ogni tanto non succede niente. Stiamo attenti, fratelli, stiamo attenti, stiamo attenti. Il Signore dice: siate santi perché io sono santo. Tu non puoi dire di essere un figlio di Dio se ancora tieni nascosti quei desideri e ogni tanto ti vai a divertire con quei desideri nascosti. No, fratelli, o sei di Cristo o sei del diavolo, o sei nella luce o sei nelle tenebre. Fratelli, stiamo attenti, non ci sono vie di mezzo, fratelli. Noi lo sappiamo, abbiamo sentito tante volte parlare di questo, ma c'è sempre bisogno nella vita spirituale con Gesù Cristo. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono mezzi termini, non ci possono essere intervalli. Vabbè, adesso non prego più, ora mi diverto, mi godo la vita, e non preghi più, non adori più, non servi più Dio, vai in vacanza spirituale. Sono stanco, mi devo un po' riposare. Ma non capisci che il tuo riposo è nel Signore? Cosa ti devi riposare? Nelle braccia del diavolo ti vuoi riposare? No, fratelli, il riposo è Cristo. Amen? Alleluia. Quanti dicono amen? Gloria al Signore. Tutto è Cristo. Il riposo, la pace, la gioia, la nuova forza, la vita, la gloria, la vittoria. Cristo è tutto. Tu non puoi dire: vabbè, ora sono stanco di pregare. Ma come puoi dire sono stanco di pregare? Misericordia! Quello è un pensiero carnale che produce la morte. Dio ti sta parlando. Se tu dici: ma sono stanco di leggere la Bibbia, sono stanco di pregare, sono stanco di ascoltare,
di Dio, questo predicatore, ogni giorno le stesse cose. Ogni giorno dice le stesse cose. Se ti stanchi, o mi stanco, se io mi stanco di ascoltare la parola di Dio, vuol dire che la morte spirituale sta arrivando, fratelli. Perché la parola di Dio è vita. E anche se noi, ascoltate, ascoltassimo tutti i giorni lo stesso messaggio che viene da Dio, ogni giorno quel messaggio mi dà vita. Amen, alleluia. Ogni giorno. Gloria a Dio, la parola di Dio produce vita. Come ci può essere un cristiano, un cosiddetto cristiano, che dice: ma sono stanco di ascoltare la parola, sono stanco di leggere, sono stanco di pregare? Ma non capisci che il diavolo ti sta ingannando? Dio sta parlando a qualcuno adesso. Ma non capisci che la tua mente carnale ti sta seducendo? Ma non capisci che il nemico vuole infiltrarsi? Fratello, sorella, ti vuole deviare dalla comunione con Dio. Questa è la morte spirituale, fratelli. Deviarsi o allontanarsi dalla comunione con Dio. Gloria al Signore, è la comunione con Cristo che ci dà la vita. Amen. E qui ripeto una cosa che sto ripetendo quasi tutti i giorni, ma la ripeterò ancora: non basta essere evangelici per avere la vita. Non basta essere pentecostale per avere la vita. Fratelli, mi dispiace dirlo, ma ci sono evangelici pentecostali morti, che non hanno la vita. Pastori morti, ministri morti, che sono come dei sepolcri imbiancati, delle ossa secche. Come il Signore diceva all'angelo di una chiesa dell'Apocalisse: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Hai il nome di essere pastore, di essere predicatore, di essere evangelista, ma sei morto. Sei morto. Sei separato da me. Non stai vivendo in comunione con me. Non stai vivendo nella mia presenza. Stai vivendo un culto settimanale, stai vivendo una religione, stai vivendo un meccanismo. Vai al culto, ma poi non sei in comunione con me. Fratelli e sorelle, questo è uno degli inganni più terribili che portano la morte. Allora noi vogliamo stare attenti. Come può una persona, fratelli cari, che si dice cristiano, un uomo che dice di essere credente, una donna che si dice cristiana, andare al culto, frequentare una riunione di chiesa, apparentemente loda, prega, ascolta la parola, e poi torna a casa a fare la stessa vita dei mondani? Metti via la Bibbia nel cassetto e ti siedi davanti alla televisione a guardare le opere di Satana, a guardare le opere del diavolo. Tu sei morto. E se non sei ancora morto, stai morendo. Ma il Signore ti avverte in questo momento: risvegliati, o tu che dormi. Amen, alleluia. E vivi nella mia presenza, vivi nella mia comunione, vivi nella preghiera, vivi nello spirito. Non dare spazio a quelle cose mondane, a quelle cose carnali che ti uccidono. E così ti separano da me.
Amen. Quanti pastori oggi predicano questo? Che un cristiano non deve guardare la televisione. Molti non lo dicono, alcuni sì, gloria a Dio, cristiani, pastori, servi di Dio che ci sono ancora nel mondo che dicono la verità, ma la maggior parte non lo dicono, perché loro stessi fanno queste cose. Escono dal culto, tornano a casa, si sdraiano sui divani a guardare la televisione, a guardare i film mondani, i film diabolici, i film pieni di peccato, a guardare quei film pieni di adulterio, a guardare quei film pieni di sensualità, pieni di parolacce. Come puoi tu, che sei un santo del Signore, sederti in mezzo agli schernitori, agli adulteri, ai fornicatori, ai bestemmiatori? Come puoi? Stai morendo, stai morendo. Quella è la morte spirituale. O tu o io sono con Cristo o sono contro di Lui. La mente carnale, abbiamo letto qua Romani 8, Romani 8, 7, dice la mente carnale, la mente controllata dalla carne è inimicizia con Dio, è inimicizia contro Dio. Se tu sei influenzato, dominato dalla mente carnale, tu stai vivendo in inimicizia contro Dio, anche se ti chiami pentecostale, anche se sei un pastore, anche se sei una profetessa, tra virgolette, anche se canti nel gruppo di lode, sei in inimicizia contro Dio. Lo dice la sua santa parola, gloria al Signore. Anche se io predico, anche se io evangelizzo, anche se io parlo lingue, ma in verità, in fondo sono dominato dalla mente carnale, io vivo nell'inimicizia contro Dio, sono un nemico di Dio. La Bibbia lo dice, fratelli. Se qualcuno in questo momento può scrivermi questo versetto in un'altra versione, per favore. Se qualcuno ha portata di mano a un'altra versione, me la può scrivere, Romani 8, 7. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se tu, pur chiamandoti evangelico, pentecostale e tutto quello che vuoi, ma la tua mente è dominata dalla carne, tu sei in inimicizia contro Dio. Tu stai litigando con Dio. Tu stai guerreggiando contro l'Onnipotente, cioè ti stai portando, in altre parole, verso un suicidio spirituale, la morte spirituale. Non sei in comunione con Dio. La mente carnale non può essere in comunione con Dio. Allora, fratelli, noi dobbiamo stare attenti, amati fratelli, a tutte quelle cose che spengono la vita spirituale, che spengono la comunione con Dio, che spengono la santificazione, tutte quelle cose carnali, quei pensieri
che possono entrare dentro di noi. E qui stiamo parlando di una cosa profonda, di una cosa personale, una cosa intima, perché i pensieri nessuno li vede, nessun uomo può vedere i tuoi pensieri. Tu puoi avere una bella apparenza, metterti un bel abito, una bella cravatta, avere la Bibbia sotto il braccio, andare al culto, dire alleluia, dire gloria a Dio, ma poi cosa c'è nella tua mente? Nessuno lo sa. Puoi vivere nell'apparenza, puoi vivere nell'inganno, nella falsità, come Anania e Safira, e pensare di essere a posto, ma sei morto, stai morendo. L'unico che vede la tua reale condizione è il Signore della gloria. Il Signore vede, alleluia, il Signore conosce, amen, il Signore investiga quello che c'è dentro di noi. Noi non possiamo beffarci di Dio, cari nel Signore, noi non possiamo prenderci gioco del Signore, gloria a Dio. Noi non possiamo, fratelli, fingere dinanzi a Dio. Se tu pensi di fare questo, come Anania e Safira, arriverà un punto che morirai. Perché l'ira di Dio ti colpirà. Anania e Safira morirono perché l'ira di Dio li colpì, fratelli. L'ira di Dio, dice la Bibbia, cadrà sui figli della disubbidienza. Perciò non è un nome di evangelico, di pentecostale, che ti protegge dall'ira di Dio. Anania e Safira erano apparentemente cristiani. Dice lì la scrittura, infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Vedete, ciò che brama la carne, cioè ciò che desidera la carne, la natura carnale, la natura umana, il nostro vecchio io, il nostro vecchio uomo, ciò che desidera l'uomo carnale è inimicizia contro Dio. Allora lì c'è una separazione. Puoi vivere nell'apparenza, puoi vivere nella ipocrisia, puoi fingere, puoi frequentare delle riunioni, ma se in verità la tua mente è dominata dalla carne, tu sei separato da Dio, sei nella morte spirituale. Anania e Safira morirono, fratelli e sorelle, nella chiesa più gloriosa che ci sia mai stata sulla terra. Io lo voglio dire con autorità, non c'è stata mai, fino adesso, nella storia umana, una chiesa gloriosa come la chiesa primitiva, non c'è mai stata. Tanti uomini possono dire, sì, sai, il risveglio del Galles, il risveglio dell'Africa, il risveglio della Colombia. No, fratelli, non inganniamoci, non c'è mai stata una chiesa come la chiesa primitiva. Gloria al Signore. Uomini santi, uomini trasformati, uomini ripieni, uomini che avevano abbandonato veramente il mondo e i suoi piaceri. Uomini, alleluia, consacrati interamente a Cristo, a Dio, che vivevano nello Spirito. Eppure, in quella chiesa gloriosa, in quella chiesa ripiena della grazia, della gloria di Dio, Anania e Safira morirono. Anania e Safira morirono. Perché morirono, fratelli? Perché loro vivevano nella carne. Loro avevano una mente controllata dalla carne. Loro amavano ancora le cose
del mondo, le cose materiali per loro avevano più valore della volontà di Dio. E vollero mentire allo Spirito Santo, cioè loro stavano vivendo una vita falsa, fratelli. Questo è il più grande pericolo di oggi: vivere una vita falsa, una vita che non è sincera, una vita che non è una vera vita spirituale, una vera consacrazione, non c'è una vera arresa a Cristo. Anania e Safira vivevano così. Erano dominati dai loro pensieri carnali e poi il diavolo riempì il loro cuore, dice la scrittura. Vogliamo leggere Atti capitolo 5 per andare avanti in questa riflessione, cari fratelli e sorelle. Vi invito ad aprire ancora, gloria al Signore, alleluia, Atti al capitolo 5, vogliamo leggere insieme ancora qualche minuto. Fratelli, stiamo toccando un tema molto molto importante e sento da parte di Dio nel mio cuore di continuare a parlare di questi argomenti. Amen. Gloria al Signore. Atti capitolo 5, leggiamo, dice dal verso 1: ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma tu non puoi dare il resto al Signore, tu non puoi dare gli avanzi al Signore, tu non puoi dare solo una parte al Signore, tu devi dare tutto al Signore. Tu non puoi dare il Signore, al Signore Gesù, il tuo cuore a metà, soltanto una metà. Signore, prendi la metà del mio cuore, prendi la metà della mia anima, e l'altra metà a chi la dai? Al diavolo. A chi dai l'altra metà? Ai demoni. A chi dai l'altra metà del tuo cuore? Al peccato. Sei morto. Se il tuo cuore è diviso, tu stai trattenendo una parte per te. Anania e Safira vendettero quella, possiamo dire, possessione, quella casa, quel podere, e loro trattennero una parte per sé. E quello rappresenta che la loro vita era divisa, non era interamente appartenente a Cristo, ma loro erano divisi. Come oggi, fratelli, mi dispiace dirlo, che Dio abbia misericordia. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. La maggior parte dei cosiddetti cristiani sono divisi, con un piede qua e un piede là. È lì che c'è la morte. È lì che c'è l'inganno di Satana. È lì che c'è la perdizione, la distruzione. Fratelli e sorelle, è così. Anania volle dare soltanto una parte al Signore di quel ricavato, di quella vendita, e quello rappresentava la condizione della sua anima. Lui aveva dato solo una parte a Gesù Cristo, ma in verità lui era morto, era del diavolo. Ormai si era incatenato, perché chi pensa di fare così, di dare solo una parte a Gesù, vabbè, io do una parte a Gesù, tu sei già incatenato. Se muori vai all'inferno. Se tu muori vai all'inferno. Io ti devo dire la verità: finché tu ti ravvedi, gridi al Signore e tu sia liberato dai lacci della morte,
e tu possa veramente avere la vita, la liberazione, la guarigione, alleluia, la benedizione, la grazia di Dio. Amen, alleluia. Tu non puoi dare a Gesù solo una parte. Anania vendette il potere e trattenne una parte per sé. Cioè lui disse: no, questa parte me la tengo io. Questa parte me la tengo io, questo non lo voglio dare al Signore. E oggi ci sono cristiani che fanno così. Non coi soldi, non con le offerte, ma con qualcosa che è ancora più importante, con il loro cuore. Con la loro vita. Con il loro tempo. Oggi c'è un cristianesimo, fratelli, temporale. Sì, io dedico al Signore 2 ore. Avete mai sentito? Sì, dedico 2 ore e poi il resto a chi le dai? Al diavolo. A chi dai le altre ore? A chi le dai le altre ore? 3 ore le dedichi al Signore. 2 ore le dedichi. E poi a chi le dai? Ai demoni. Alla televisione. Alla mondanità. A chi le dai le altre ore? Alla tua carne? Ai tuoi interessi? Non trattenere niente per te. Non trattenere niente per te. Dai tutto a Cristo. Dai tutto il tuo cuore. Diamo tutto a Cristo. Amen. O tutto o niente. Questo è l'Evangelo. Cristo ha dato tutto se stesso alla croce. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Lui ha dato tutto il suo essere, tutto il suo corpo, tutto il suo sangue. Lui ha dato l'intera sua vita al Calvario. E tu? Cosa pretendi di dare in 2 ore della giornata? 2 giorni alla settimana? Io dedico 2 giorni alla settimana al Signore. E poi? Vivi una vita mondana. Vivi una vita carnale. Come tutte le altre persone, non c'è una differenza. È così. Oppure al culto vai con la gonna lunga, ma fuori ti metti i pantaloni attillati. Fuori ti metti i vestiti trasparenti. Al culto sei bella composta, il velo in testa, e poi fuori sei tutta... È meglio non dire tutta cosa. Al culto sei bella composta e poi fuori sei una immorale, una sensuale. È così, fratelli. Se non diciamo noi queste verità, chi ce le deve dire? Al culto spirituali e poi in casa carnali. Non trattenere niente per te, dai tutto a Cristo. Quello che tu sei nel culto devi essere anche a casa tua, perché a casa tua c'è il Signore come nel culto. Amen, alleluia, gloria al Signore. Ma oggi stiamo vedendo, fratelli, nella maggior parte delle persone un cristianesimo, mio Dio, non so nemmeno come definirlo, fratelli, perché non si può dire un cristianesimo a metà, perché un cristianesimo a metà non esiste. O è o non è. Amen, alleluia. Non esiste un cristianesimo a metà. Quello è un inganno del diavolo. Fratelli, sorelle care, gloria a Dio, non esiste un cristianesimo soltanto di 2 giorni alla settimana. O tu sei cristiano sempre o tu non lo sei affatto. O tu sei cristiano anche nel lavoro o tu non sei cristiano. Sei un falso, sei un ipocrita, sei un'anania, un Safira dei giorni moderni. Misericordia, sei un nemico di Dio.
No, fratelli, sorelle, noi vogliamo veramente vivere 24 ore con Cristo, 24 ore al giorno, ogni momento, alleluia, nella gloria, nell'unzione, nella gioia, nella presenza di Dio. Anche quando sei in casa, ti è mai capitato di fare la doccia? Anche nella doccia sentivi la presenza di Dio, che ti sei dovuto inginocchiare. A me mi è capitato, fratelli, per la gloria di Dio. Anche quando faccio la doccia sento la gloria di Dio, l'unzione, e mi devo inginocchiare, alleluia, nella doccia. Oh, gloria al Signore. Fratelli e sorelle, cristiani a tempo pieno. Anda la mahaya semachia. Adoratori a tempo pieno. Amen, alleluia. Servi di Dio a tempo pieno. Discepoli a tempo pieno. Figli di Dio a tempo pieno. Amen, alleluia. Tu non puoi essere a part time con Cristo. Tu non puoi essere a mezza giornata con Cristo, 2 ore al giorno con Cristo, e poi le altre 22 ore di chi sono? Del diavolo. Di chi sono le altre ore? È inutile che dici: ma io dedico 2 ore al giorno, e le altre ore a chi le dedichi? A Baal. Fratelli, è così. Gloria al Signore. Anania e Safira morirono. Misericordia, Padre mio, nella chiesa primitiva. Anania trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie. Tu non puoi trattenere per te una parte della tua vita. Un po' di tempo lo dedico a Gesù e un altro po' di tempo a chi lo stai dedicando? Non è tutto di Gesù. Non è tutto del Signore il tuo tempo. Allora sei diviso. Fratelli, stiamo attenti alle cose che portano la morte spirituale. Stiamo attenti a quelle cose che danneggiano, che distruggono la vita spirituale. Anania era d'accordo con la moglie, erano complici nell'inganno, invece di essere d'accordo nella preghiera, d'accordo nella fede, d'accordo nello spirito, erano d'accordo nell'inganno. Eppure si trovavano nella chiesa degli apostoli. E loro volevano fingere, loro volevano dimostrare qualcosa che non era la realtà. Il grande errore di Anania e Safira fu la mancanza di sincerità. Loro non erano sinceri, loro fingevano. Chissà da quanto tempo frequentavano le riunioni di preghiera, ascoltavano la parola, lodavano, ma non erano sinceri. C'era l'inganno nel loro cuore. E noi oggigiorno, fratelli, dobbiamo stare veramente attenti affinché nella nostra vita cristiana non ci sia l'inganno, la falsità, l'ipocrisia, la menzogna. Ecco perché il Signore ci esorta continuamente, amen, a purificarci, alleluia, a vivere in comunione con Lui, a essere ripieni di Spirito Santo, amen. Gloria al Signore, alleluia. E dice la Bibbia che quando Anania si presentò davanti a Pietro, al verso 3, Atti 5, 3, Pietro gli disse: Anania, perché Satana
ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere. Anania, perché ti sei lasciato riempire da Satana, corrompere dal diavolo? Guardate, il diavolo ha riempito il cuore di Anania pur trovandosi nella chiesa apostolica, nella chiesa primitiva, in una chiesa ripiena della gloria di Dio. Pure lì il diavolo riempì il cuore di queste persone. Allora che pericolo c'è oggi, fratelli? In questi tempi moderni, in questi ultimi giorni, in mezzo alle comunità di oggi, chissà, fratelli e sorelle, quanti cuori ormai si stanno riempiendo, non di Dio, ma di altre cose. Quanti cuori ormai, mio Dio, abbi misericordia, sono ingannati dal diavolo, dal peccato, dalla mondanità, dalla vanità, dalla sensualità, dalla lussuria. Il diavolo riempì il cuore di Anania. Voglio leggere un altro brano, fratelli. Nella prima lettera di Timoteo, di Paolo a Timoteo, prima Timoteo, capitolo 5, c'è un verso molto interessante per ognuno di noi. Prima Timoteo, capitolo 5, qua l'apostolo Paolo dava alcune istruzioni alla chiesa su come aiutare, diciamo, le vedove, i bisognosi. E qui Paolo toccò, ispirato da Dio, un argomento riguardo alle vedove, riguardo alle donne, e dice qualcosa di molto interessante che vogliamo vedere insieme qualche minuto. Prima Timoteo capitolo 5, alleluia, verso 5 dice: ora quella che è veramente vedova, cioè una donna vedova, una donna di Dio che è rimasta vedova ed è rimasta sola, pone la sua fiducia in Dio. In Dio pone la sua fiducia e persevera nelle suppliche e nelle preghiere, notte e giorno. Guardate cosa fa una vera donna di Dio, una vedova che pone la sua fiducia in Dio. Ma questo vale per qualsiasi donna veramente di Dio. Persevera nelle suppliche, nelle preghiere, notte e giorno. Questo deve fare il popolo di Dio, una chiesa vera, una donna di Dio, un uomo di Dio. Persevera nelle preghiere notte e giorno. Ma poi dice al verso 6: ma quella che vive sregolatamente, anche se vive, è morta. Guardate che parole forti, fratelli. Una persona, in modo particolare una donna che vive sregolatamente, cioè nel peccato, nella carnalità, anche se dice di essere cristiana, anche se dice di essere una persona cristiana, ma vive sregolatamente, cioè nella carne, anche se vive, è morta. Fratelli e sorelle, queste sono parole forti. Se una persona dice di essere cristiana, ma vive sregolatamente, anche se vive, è morto. Stiamo attenti alle cose che portano la morte nella Chiesa. Quando un cuore che dice di essere cristiano, fratelli, non ama più la parola di Dio, non ascolta più con attenzione la parola di Dio,
non si alimenta più della parola di Dio, quel cuore inizia a morire. Ecco perché Anania e Safira erano morti, erano falsi, perché loro, Anania e Safira, frequentavano le riunioni con gli apostoli, con i fratelli. Loro erano lì nelle riunioni dove si predicava la parola di Dio, ma non l'ascoltavano. Loro non ascoltavano più la parola di Dio con un cuore sincero, con un cuore puro. Loro erano lì, Anania e Safira erano lì nelle riunioni, ma il loro cuore era lontano. Il loro cuore era rivolto alle cose terrene, ai piaceri, al denaro. Loro erano lì nei culti, nelle riunioni, nelle preghiere, ma il loro cuore era lontano dalla comunione con Dio. Misericordia, loro non ascoltavano la parola di Dio, loro non erano attenti all'insegnamento degli apostoli. Loro erano lì con il corpo, ma la loro anima, la loro vita spirituale non c'era. Erano morti. E allora Satana, che il Signore lo sgridi, Satana riempì il loro cuore e li trascinò verso la morte. Quando Anania si presentò davanti all'apostolo Pietro, Pietro gli disse: Anania, ma perché? Ma come hai lasciato? Ma perché hai permesso che il diavolo riempisse il tuo cuore, Anania? Potevi essere benedetto, potevi essere ripieno della grazia di Dio che è qui in mezzo a noi, ma tu eri distratto, Anania. Anania, quando io predicavo la parola, tu eri distratto. Anania, quando io proclamavo l'Evangelo, tu pensavi altre cose. Anania, il tuo cuore era distratto, era lontano dalla presenza di Dio. Anche se venivi ai culti, anche se venivi alle riunioni, anche se venivi alle preghiere, Anania, tu non eri sincero. E oggi quante persone sono così, anche nelle chiese, nelle comunità, nelle assemblee, hanno il cuore distratto, non ascoltano più la parola di Dio, non amano più la parola di Dio. La parola di Dio non è più al centro dei loro cuori. Ecco perché Gesù Cristo disse: se voi perseverate nella mia parola, alleluia, siete veramente, veramente, siete veramente miei discepoli, se perseverate nella mia parola. E allora conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma chi non persevera nella parola non è veramente un discepolo, è un falso. Può frequentare le riunioni, può frequentare i culti, può frequentare le preghiere come Anania e Safira, ma erano dei falsi. Quando Pietro predicava, loro erano distratti, loro pensavano ai loro affari, ai loro negozi, ai loro desideri. Il loro cuore non era concentrato nella parola. Fratelli, che il Signore ci aiuti ad avere un cuore concentrato nella parola, nell'insegnamento della parola. Che il Signore ci aiuti ad avere un cuore che ama la parola. Amen, alleluia, che persevera nella parola. Amen, un cuore veramente illuminato dalla parola. Ecco perché, alleluia, il salmista diceva nel Salmo 119, al verso 133: O Eterno, stabiliscimi
nella tua parola, guida i miei passi nella tua parola, Signore, rendimi stabile nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Signore, rendimi stabile nella tua parola, e questo deve essere il nostro sentimento, fratelli, affinché non cadiamo nell'inganno di Satana, della morte spirituale. Stiamo attenti, nel nome di Gesù, che il nostro cuore sia concentrato nella parola di Dio ogni giorno, che il tuo cuore non si stanchi, che il tuo cuore non si distragga, che il tuo cuore, la tua mente non si annoi, ma la parola di Dio deve essere la nostra più grande gioia. Amen, alleluia. Il salmista diceva: Signore, le parole della tua bocca sono più preziose per me che migliaia di monete d'oro e d'argento. Oh, alleluia, la tua parola è la mia gioia. Oh Signore, alleluia, così deve essere la Chiesa, fratelli. Oh, alleluia, affinché, gloria a Gesù Cristo, noi siamo vivi nel Signore, affinché noi non ci facciamo ingannare dalla carne, dal mondo, dalle tenebre che sono intorno a noi, ma che la parola di Dio possa abitare in noi giorno per giorno abbondantemente e compiere la sua opera in noi, un'opera spirituale di santificazione, perché essa, la parola, ci santifica. Giovanni 17:17, il Signore Gesù dice: Padre, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. E il Signore disse anche ai discepoli: voi siete già mondi, siete già puri a motivo della parola che vi ho annunziata. Fratelli, sorelle, care nel Signore, questa parola è la nostra vita. Questa parola è la nostra ricchezza. Amen, è la nostra luce. È la nostra gioia, la nostra, alleluia, allegrezza. La nostra salvezza sta nella parola del Signore. E che il Signore ci aiuti ad avere un cuore sincero, affinché nessuno di noi cada in quel terribile errore di Anania, di Safira, che erano falsi, non erano sinceri, erano ipocriti. Ma che il Signore ci aiuti, fratelli, tramite il suo Santo Spirito, tramite la sua santa parola, la sua verità, ad avere un cuore puro, un cuore libero, un cuore ripieno della grazia. Amen, alleluia, gloria a Dio, perché la sua parola, essa è una lampada ai nostri piedi, è una luce sul nostro sentiero. Alleluia, benedetta è la parola di Dio, per mezzo della quale noi viviamo, per mezzo della quale noi cresciamo, per mezzo della quale noi siamo giorno per giorno illuminati, santificati, trasformati, affinché possiamo raggiungere per grazia di Dio la statura dell'uomo perfetto. Amen, gloria a Dio, grazie Signore, alleluia. Padre Celeste, Padre della misericordia, Dio Altissimo, Dio d'amore, siamo qui davanti a Te. Vogliamo, Signore, presentare l'intero nostro essere, l'intero nostro essere nelle Tue mani, Signore. Noi vogliamo arrenderci completamente. Signore, che ogni fratello, ogni sorella, ogni persona che sta ascoltando si arrenda completamente a Te, in spirito, anima e corpo,
tutto il cuore, tutta la mente, tutta la vita, l'intera vita, che ognuno di noi possa dire: io mi arrendo interamente a Cristo. Padre, aiutaci, Signore, tu sai che siamo deboli. A volte abbiamo delle battaglie interne, abbiamo delle lotte. A volte, Signore, la nostra carne, i nostri pensieri ci vogliono trascinare, ma ti prego, soccorrici, oh Dio della gloria. Stendi la tua mano su di noi, alleluia. Signore, prendi tu il controllo, noi vogliamo essere veri, alleluia, vogliamo essere sinceri, vogliamo essere puri, nel nome di Gesù Cristo, che la tua parola, Signore, alleluia, nel nome di Gesù, che la tua parola, Padre, ci liberi da ogni apparenza di male, da ogni contaminazione, da ogni iniquità, da ogni corruzione, da ogni mondanità, da ogni concupiscenza. La tua parola, che è come il fuoco, mio Dio, bruci tutto ciò che non va nel nome di Gesù. Signore, passa in mezzo a noi con l'antorcia di fuoco, alleluia, della tua parola in questo momento. Signore, penetra nei cuori, Spirito Santo, con quella antorcia di fuoco, alleluia, alleluia, brucia, 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 alleluia, 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 tutto ciò che non va, Signore, tutto ciò che non viene da te, tutto ciò che è malvagio, nel nome di Gesù, brucia con il fuoco della tua parola ogni pensiero, ogni sentimento, ogni malizia, ogni astuzia del diavolo, ogni peccato, ogni catena, brucia, alleluia. Grebalai shaida mahasebaraikia. E piega i nostri cuori a te, oh Dio, piega il nostro cuore alla tua parola. Facci camminare nella via dei tuoi comandamenti. Facci trovare la gioia della tua parola. Signore, questa parola è come un martello che spezza il sasso. Alleluia, eterno Dio vivente, come tu dicesti a Geremia, che la tua parola è come un martello. In questo momento ci uniamo in preghiera nel nome di Gesù con tutti i fratelli, tutte le sorelle. Ti preghiamo, Signore, ti chiediamo, Signore, ti supplichiamo, Padre, alleluia, che il martello della tua parola distrugga ogni barriera, ogni fortezza, ogni catena, Signore, sia spezzata con il martello della tua santa parola, la potenza della tua parola, alleluia. Signore, faccia un'opera straordinaria in ogni cuore, in ogni vita, alleluia, che ci sia una resa totale del cuore, interamente consacrato a Cristo, della mente, dell'anima, del corpo, che il tempio di Dio, anche il nostro tempo, Signore, sia interamente dedicato a te. Alleluia, alleluia, alleluia. Non ci siano spiragli per il diavolo, per i demoni, per il peccato, Signore, nel nome di Gesù, alleluia. Per fede, Signore, vogliamo chiudere le porte a Satana e vogliamo lasciare ogni cosa nelle mani di Cristo Gesù, il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, aiutaci a serbare la tua parola nel nostro cuore, a conservare la tua parola nel nostro cuore per non peccare contro di te. Signore, che questa parola ci dia potenza in questo momento. Signore, dai potenza, dai vita, alleluia, dai gioia ai miei fratelli e alle mie sorelle, nel nome di Gesù. Che la potenza vivificante della tua parola scenda a soccorrere il moribondo, a soccorrere il debole, a soccorrere l'afflitto, a guarire l'infermo, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, che ognuno possa ricevere vita in abbondanza per la tua parola, Signore, per mezzo della santa parola,
per mezzo dell'Evangelo, per mezzo della verità, perché noi siamo stati rigenerati, siamo nati di nuovo per mezzo della tua parola, oh Dio vivente, alleluia. Aiutaci a stare sempre in contatto con te, giorno e notte, Padre, nello Spirito Santo, nella preghiera, nella fede, nella meditazione, oh alleluia, nella comunione, nella preghiera. Metti in noi, Signore, un cuore che non si stanca mai di pregare, che lo Spirito tuo, alleluia, interceda per noi, Signore, giorno e notte, con sospiri ineffabili, alleluia, secondo la tua volontà. Dio d'amore, ti ringrazio, Signore, che questa parola rimanga depositata in ogni cuore, Signore, continui a lavorare, a operare, a illuminare, Signore, efficacemente i nostri cuori, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Grazie Padre, grazie Figlio, grazie Spirito Santo. Fai germogliare il seme della tua parola, Signore, che ogni cuore sia una terra fertile, una buona terra, una vigna per te, dove tu possa cogliere dei frutti prelibati. Gesù, ti prego, fai germogliare questo seme incorruttibile nel nome di Gesù, Signore, produci una trasformazione, un cambiamento, una liberazione genuina nel nome di Gesù nelle nostre vite. Alleluia, nome di Gesù, alleluia, santo, santo, santo. Alleluia, ti ringrazio Padre, ti ringraziamo insieme, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alla gloria di Dio. Oh, benedici abbondantemente i miei fratelli, le mie sorelle che hanno ascoltato e che ascolteranno, Signore, questa parola, che loro ricevano da te ogni bene, ogni grazia che hanno bisogno. Signore, manda una pioggia di Spirito Santo lì dove si trovano i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo Gesù, nel nome del tuo amato figliuolo Gesù Cristo te lo chiediamo. Grazie Padre, che tutta la gloria, tutta la lode, tutta l'adorazione vada a te, soltanto a te, Padre celeste. Alleluia, alleluia, io sono un servo inutile, Padre. Tutta la gloria è tua, Re di gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Santo, santo, santo. Alleluia, 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 alleluia. Continua a parlare, a ministrare, a visitare, a intervenire, a soccorrere, Signore, a mostrare la tua gloria in un modo personale ad ognuno di noi, nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace del Signore a tutti, carissimi. Alleluia. Rimanete nell'abbraccio di Dio Padre, nell'amore di Gesù Cristo, nelle dolci consolazioni dello Spirito Santo. Alleluia, gloria, 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 alleluia, a te la gloria, Padre.